Gli schermi hanno un potere enorme nella vita di chi cresce, è un potere che noi possiamo utilizzare in modo anche molto positivo. Noi possiamo proporre, quando portiamo al cinema il nostro bambino a vedere un cartone, no, su maxi schermo, quando proponiamo al nostro bambino nel corso della giornata il momento in cui guarda il suo programma preferito al cartone, magari siamo seduti di fianco a lui, noi tocchiamo con mano quanto quell'esperienza può essere nell'arco della giornata un'esperienza che in realtà è molto positiva, molto ricercata dal nostro bambino. È chiaro però che un'esperienza così bella come quella di guardare un cartone che coinvolge l'attenzione emotiva, la concentrazione che spinge il nostro bambino all'interno della dimensione della narrazione, no? Di una storia, con tutta la stimolazione che arriva dalla narrazione su video. Ecco, se fosse un'esperienza che dura tutto il giorno, per cui il nostro bambino fa quella cosa lì per 5, 6, 7 ore al giorno, ecco che una cosa bella in realtà comincia a diventare invece una cosa che desta grandissimi problemi nel suo percorso di crescita. Quindi noi abbiamo, parlando degli schermi, nella vita dei bambini, dei riferimenti che sono riferimenti di tipo qualitativo, che cosa un bambino fa con lo schermo, dei riferimenti di tipo quantitativo, quanto tempo un bambino fa certe cose con uno schermo. Più in generale, però, abbiamo anche da avere una visione, relativa alla sua salute e al suo benessere. La salute di un bambino è fatta di tre dimensioni, esattamente come la salute di noi esseri umani. Una dimensione è propriamente corporea, organica, e quindi è la salute del corpo, è quella che viene molto attenzionata dal pediatra, per esempio nel momento del bilancio di salute, attraverso dei parametri che sono molto oggettivi e che vengono perciò incastrati, no? Dentro una tabella dove vengono confrontati i parametri corporei del mio bambino con i parametri corporei della maggioranza dei bambini del mondo. Il pediatra ci dice come sta andando la crescita del nostro bambino. Poi abbiamo una dimensione che è profondamente psicologica. Questa non può essere misurata con parametri oggettivi, non abbiamo la bilancia che misura quanto pesa la competenza emotiva del mio bambino, ma per noi genitori il fatto che il mio bambino conquisti un'autoregolazione emotiva, una competenza emotiva, la capacità, no, di gestire il suo mondo interno, quello che c'è dentro di lui, è di rilevanza fondamentale, è proprio uno degli allenamenti principali che i bambini ricevono in dono dalla vita nella relazione con mamma e papà, e è un dono che li attrezza poi a poter diventare veri e propri esploratori della vita. Quindi questa cosa il pediatra potrà vederla alterata nelle sue caratteristiche macroscopiche, mentre io genitore ogni giorno tocco con mano come sta andando la competenza emotiva del mio bambino, perché quella competenza emotiva è una mia responsabilità educativa e poi genera il modo in cui lui sta in relazione con me e io sto in relazione con lui. È una cosa enorme la competenza emotiva dei bambini, perché dal primo giorno ci sfida come genitori e come educatori. Un bambino, un neonato che piange, sta mostrandoci attraverso il suo pianto uno stato emotivo che lui non è in grado di risolvere da solo e tra l'altro non è in grado di comprendere. È una sfida enorme perché noi genitori, di fronte al pianto del nostro bambino, dobbiamo fare un lavoro che è proprio di decodifica dell'emozione che lo sta generando. Perché piange il mio bambino? È arrabbiato perché ha fame? È infastidito perché ha il pannolino sporco? È desideroso di stare contenuto?
abbracciato, in contatto con me, perché da solo si sente disperso e spaventato perché è caduto un oggetto dalla mensola di fianco alla sua culla. È caduto per terra, ha fatto un rumore che ha spaventato il mio bambino. Ecco, sono tutte modalità che nel mondo del bambino vengono poi raccontate attraverso lo stesso tipo di linguaggio, cioè il pianto, e che obbligano ogni volta noi adulti a prenderci cura del pianto di un bambino e a dare la risposta più adeguata. Non a caso vi sto parlando del pianto di un bambino. Perché quello che abbiamo scoperto negli ultimi anni è che se io metto un bambino che piange davanti a uno schermo, ottengo un effetto magico meraviglioso, cioè riesco ad addomesticare gran parte dei pianti del bambino. Però attenzione, quello che scopriremo insieme oggi, dal punto di vista dell'educazione emotiva, dell'acquisizione delle competenze emotive, della creazione dell'autoregolazione emotiva del bambino, molto probabilmente è uno degli interventi peggiori che io posso fare e che all'interno della sua mente non genera poi quelle strutture e quelle reti neuronali che servono al bambino per diventare capace di gestirsi rispetto ai propri bisogni emotivi e psicologici quando va nel mondo fuori. Terzo aspetto, abbiamo visto il corpo, abbiamo visto la mente, la dimensione emotiva, abbiamo poi l'aspetto della salute legata alle dimensioni socio-relazionali. Sono dimensioni importantissime che in realtà nei primi 3 anni di vita pesano meno di quanto pesino negli anni successivi, cioè tra gli 0 e i 3 anni un bambino si trova all'interno delle relazioni di attaccamento primarie, no? All'interno del suo nucleo familiare. Se va al nido, comincia anche tutto il lavoro di socializzazione che gli insegna a stare in mezzo agli altri. Diciamo che non è un bisogno assoluto del bambino, possiamo aspettare fino ai 3 anni ad andare nel mondo fuori, ma a partire dai 3 anni questo invece diventa un bisogno assoluto, fase specifico. Il bambino deve imparare a stare fuori nel mondo con gli altri. E le competenze socio-relazionali sono competenze che vengono acquisite dal bambino dentro all'esperienza concreta. Non si possono fare le lezioni di relazioni, bisogna vivere le relazioni e vivendo le relazioni si acquisiscono le competenze relazionali. Ora, quando noi come genitori, come educatori, costruiamo le condizioni dentro alla relazione con noi per crescere bene un bambino, dentro al nostro progetto educativo mettiamo con grande attenzione elementi che sono a sostegno della crescita e della salute del suo corpo, elementi che sono a sostegno della crescita e della salute delle sue emozioni e della sua psiche, elementi che sono a sostegno della crescita e della salute socio-relazionale del bambino. Quindi dovremmo essere grandi selezionatori, proprio pusher, spacciatori di roba buona per la crescita dei nostri figli. Lo vediamo quando noi dobbiamo decidere qual è il regime, proprio lo stile alimentare che promuoviamo nella vita dei nostri bambini. E quello che scopriamo è che il bambino da solo non ce la fa a mettersi dentro al suo progetto di vita le cose che gli servono. La peggiore delle domande che un adulto può fare a un bambino di 4 anni è: tesoro, che cosa vuoi da mangiare oggi? Perché se abbiamo davanti a noi un bambino che funziona come tutti i bambini di 4 anni, avremo straordinarie probabilità di sentirci rispondere cose come pizza, cotolette, patatine e via dicendo. E noi adulti,
con molta, molta difficoltà troveremo un bambino che ci dice: mamma, papà, non vedo l'ora di avere nel piatto zucchine, carote, mela e fragole. Quindi il concetto è questo, che molto probabilmente il bambino, nella sua fase di vita prescolare, è un bambino che è fortemente orientato a seguire quello che Freud chiamava il principio del piacere, cioè gli piace un sacco fare tantissime cose che trova molto piacevoli, molto gratificanti, e che sono cose che sceglie con un cervello che ama tantissimo la piacevolezza e la gratificazione immediata. Non necessariamente le cose che piacciono al bambino sono le cose che gli fanno bene. E la discriminazione tra ciò che gli piace e gli fa bene, ciò che gli piace e non gli fa bene, ciò che a volte non gli piace ma gli fa molto bene, deve essere presente, solida, salda nella mente dell'adulto. Perché l'adulto così ha la capacità di dargli tutto quello che gli piace e gli fa bene, di disconnettere, mi piace ma non gli fa bene, ok, su questo dovremo fare un bel lavoro di selezione, non tutto è possibile. E inoltre l'adulto dovrà anche, di fronte ad alcune cose che il bambino dice non mi piacciono molto, essere invece un sostenitore del fatto che devi imparare a metterle dentro la tua vita, devi integrarle dentro la tua vita. Questo è un lavoro di grandissima importanza proprio tra i 2 e i 4 anni. Non per niente questa fase della vita si chiama anche i terrible twos dentro alla cultura americana, i terribili 2 anni. Perché cosa comporta? Comporta che i bambini fanno dei salti di crescita fantastica. A 2 anni si sentono molto potenti, sono finalmente riusciti, no? Ad avere la capacità di tenere proprio il loro corpo all'interno dell'ambiente, un corpo che non deve più essere tenuto e sostenuto dall'adulto. Possono praticamente andare dappertutto, cominciano ad avere dentro di loro il potere fortissimo del linguaggio, poche parole, però molto potenti. Il potere del sì, il potere del no. E fondamentalmente escono da un tempo, che sono stati i primi 2 anni della loro vita, dove l'adulto ha tenuto un'attenzione enorme intorno ai suoi bisogni, ha veramente messo il bambino al centro e lo ha reso giustamente onnipotente, perché quando un bambino è piccolo deve prima di tutto imparare che il mondo è un luogo sicuro all'interno del quale lui ha la capacità di chiedere, anche se non ha le parole per poterlo fare, e di ottenere le risposte che gli servono, cioè l'adulto sta concentratissimo sui suoi bisogni, perché intorno a quei bisogni il bambino non deve andare in sofferenza. Intorno ai 2 anni la solfa cambia un po', scusatemi il termine, nel senso che tutta quell'onnipotenza che derivava dalla totale dipendenza del bambino si modifica perché il bambino ha molte più competenze, ha molta più autonomia e a questo punto il lavoro che deve fare l'adulto è spostarlo dal territorio della dipendenza totale al territorio di un'autonomia sana e competente. Il bambino deve rinunciare in parte ad avere tutto a disposizione, così come gli imporrebbe il principio del piacere, che è stato così funzionante fino a quel momento, e piano piano deve spostarsi nella zona del principio di realtà. È un principio faticoso da apprendere perché comporta la necessità di imparare a tollerare le frustrazioni, di imparare a stare in relazione con gli altri, non essendo sempre se stesso al centro del mondo. Questa cosa noi la vediamo, no? Dentro al nido, alla scuola dell'infanzia, i bambini nel percorso di socializzazione
diventano molto bravi a fare delle attività di condivisione, condivisione del giocattolo, condivisione delle attività, che se invece stanno a casa loro da soli non hanno bisogno di fare perché tutto è loro, è tutto è mio, no? Quindi la cosa che dice il bambino è mio e andando in uno spazio dove ci sono anche gli altri deve imparare che è mio diventa è nostro. E che io diventa noi. Questo aspetto passa proprio potentemente attraverso un lavoro di cesello e scalpello continuo, in cui l'educatore tiene per mano il bambino nel suo bisogno di dire tutto mio, tutto io, tutti no del mondo, e piano piano nel trasformare quel tutto mio in tutto nostro, quell'io in noi. E i bisogni autocentrati in bisogni che progressivamente lo aprono al mondo. Quello che, fatta questa premessa, no, che è proprio una premessa di cornice grande, entriamo adesso sui principi generali che abbiamo appena raccontato e li raccontiamo attraverso l'impatto che lo schermo ha sulle caratteristiche, le tre caratteristiche di salute che abbiamo visto raccontate per i nostri bambini e un po' anche il modo con cui lo schermo entra dentro a questa fatica di passare dal principio del piacere al principio di realtà. Primo aspetto, purtroppo per noi genitori, lo schermo nella vita 0-6 anni, dei bambini non può essere raccontato come un fattore di protezione della crescita, ma deve essere raccontato come un fattore di rischio, al pari della Coca-Cola. Ecco, mi verrebbe da dire che è tanto buona, tanto gustosa, ma io non posso dirvi che per quanto è piacevolissima e che ai bambini piace tantissimo, voi dovete fargli bere la Coca-Cola tutti i giorni, deve essere un'eccezione che conferma la regola, perché in realtà lo schermo ha un impatto molto molto forte su tutte e tre le caratteristiche di salute del bambino. Partiamo dall'aspetto del corpo, dall'aspetto organico. Provo a farvi due esempi molto concreti. Primo esempio, molti studi effettuati sulla popolazione in età evolutiva dei paesi orientali, che sono paesi come la Corea, che sono nazioni dove c'è una grandissima virtualizzazione e digitalizzazione della vita dei piccolissimi, e dove, per esempio, si è scoperto che i bambini tra la popolazione infantile c'è una epidemia, un riscontro elevatissimo di problemi e disturbi, deficit della vista, in particolare i bambini già da piccoli, tra i 6 e i 9 anni, in percentuali molto significative, devono diventare portatori di occhiali perché non hanno acquisito la competenza di vedere a distanza. Che cosa è successo nella loro vita? Il raccontarlo ci dà molte indicazioni poi rispetto a cosa succede anche nel cervello di un bambino che interagisce tanto con uno schermo. Succede questo, che il cervello dei nostri bambini si costruisce e si forma in funzione delle esperienze che noi gli facciamo vivere e gli facciamo fare. Quindi, quello che tu fai fuori, nel fuori, è come se scrivesse continuamente dentro al tuo cervello le reti e costruisse le reti neuronali, che si cablano, che si formano, che si modellano dentro la tua corteccia cerebrale e che poi restano con te per tutto il resto della vita. Su questo era stata bravissima Maria Montessori, che non avendo nessuna evidenza delle neuroscienze che ancora non c'erano, ci diceva proprio di educare il bambino come se fosse un operaio e un ricercatore naturale, un esploratore della vita. Diceva a noi adulti: mettetegli a disposizione,
materiali, strumenti, stimoli ambientali adatti affinché il bambino faccia tantissime cose nel fare, nell'esplorare, nel connettere, nell'integrare le esperienze che l'educatore mette a disposizione del bambino. Il bambino impara. Per quale motivo? Prende il mondo che c'è fuori, lo tocca, lo esplora, lo compatta. E se lo mette dentro, se lo scrive dentro alla sua mente. Bellissima anche la definizione che ci ha dato Piaget in età prescolare di un'intelligenza di tipo sensomotoria. Che cosa c'è dentro al concetto di sensomotoria? Che tu più ti muovi nella vita e più senti la vita con i tuoi sensi, più diventi intelligente. Perché? La capacità di sviluppare il tuo cervello e la tua mente è fortemente dipendente da tutto quello che esplori nel fuori. Più fai nel fuori, più metti dentro la tua mente. Allora, cosa succede ai bambini orientali, in particolare ai bambini coreani? Succede che se loro fin da piccoli passano un tempo molto significativo della loro vita a interagire con un piccolo schermo. Uno schermo che sta a breve distanza dal loro sguardo e che potrebbe anche proporgli i programmi più educativi del mondo. In concreto, però, i loro occhi durante il giorno non fanno mai esercizio sulla visione invece in lontananza. È come se non alzassimo mai lo sguardo verso la linea dell'orizzonte. Quello che succede nel nostro cervello è che il cervello funziona proprio come un muscolo. Se tu vuoi potenziare quella struttura muscolare, la devi esercitare a lungo. Più la eserciti, più il muscolo diventa trofico, competente, più a quel punto il muscolo diventa sempre più bravo poi a supportare la funzione per cui è stato esercitato. Se invece non lo eserciti, il tuo muscolo, quello che succede è che il muscolo rimane poco sviluppato e quindi non è in grado di sviluppare, poi strutturare, di esercitarsi nella funzione per cui è stato predisposto. Ora, il fatto che i bambini guardino così tanto tempo uno schermo vicino a loro e guardino per così poco tempo il mondo che c'è invece a loro distanza comporta che nel cervello non vengono mai attivate e stimolate le reti neuronali che servono a sostenere la competenza visiva a distanza. E il bambino progressivamente, non facendo esercizio di quell'attività, si trova fondamentalmente poi sguarnito davvero delle reti nel sistema nervoso centrale. Delle reti neuronali che supportano quella capacità concreta che deve essere messa in gioco nel mondo reale. Questo esempio, che è profondamente clinico, che parte da salute del corpo, in realtà per noi è molto significativo perché è un po' come se ci desse il paradigma di che lavoro stiamo facendo noi con i bambini tra gli 0 e 6 anni. Siamo dei profondi selezionatori di esperienze di vita, di stimoli educativi, di competenze che devono essere esercitate nel fuori, perché possano poi generare nel dentro, nella mente del bambino, le reti neuronali che servono al bambino poi per affrontare tutte le tappe evolutive successive. Quindi porci la domanda di come facciamo a proteggere l'integrità fisica, emotiva e relazionale del bambino è molto importante. Quello che ci sta raccontando, ecco, proprio studi legati alla pandemia da Covid, è uscita una ricerca molto interessante fatta sui bambini in età prescolare, tra gli 0 e i 6 anni, nel tempo della pandemia. Nel tempo della pandemia è successo che i bambini sono stati tantissimo reclusi in casa e nel tempo in cui stavano in casa hanno giocato,
meno in termini relazionali con gli altri bambini e hanno guardato molti più programmi televisivi. Ora riflettete bene, se io bambino guardo molti programmi televisivi, quello che mi succede è che sono esposto a una quantità di parole, di dialoghi e di conversazioni molto superiori a quelle che vivrei, per esempio, nel mio ambito di vita dove io non ho un intero programma TV che mi parla, tanti personaggi dentro la TV che mi parlano. Ma ho bambini della mia età che hanno un vocabolario molto molto più ridotto. Quindi quello che dovrei constatare è che sentendo tante parole io imparo tante parole, alla luce della regola che ho appena condiviso con voi. Sorpresa delle sorprese, noi scopriamo che in questa ricerca ci dicono che una delle emergenze che è intervenuta fortissima nei bambini in età prescolare studiati in Inghilterra è che hanno tantissimi problemi di linguaggio che si sono acuiti in particolare negli ultimi 18 mesi, pur avendo ascoltato tantissime parole. Questo studio ci dice che i bambini hanno visto tantissima TV, hanno sentito tantissime parole. Come mai per loro non vale quella regola che abbiamo appena visto per lo sguardo, no? Che uno sguardo dovrebbero aver esercitato tanto il loro cervello. Ecco che questo studio ci dice: attenzione, che apprendere un linguaggio non è semplicemente essere esposti a un'esperienza, ma è essere coinvolti in un'esperienza in cui ascoltare le parole è parte del percorso, ma rendere quelle parole significative. Cioè mettere il significato di quelle parole dentro di te è il risultato non solo dell'averle ascoltate, ma dell'averle imparate dentro una relazione. E guardate, se voi dite a un bambino mettiti il cappotto e lui non si è mai messo il cappotto proprio come procedura più e più volte, quel comando lì lui non sa trasformarlo in gesti. Se voi volete rendere la frase mettiti il cappotto una frase che corrisponde a una procedura concreta, dovrete prima, mentre dite la frase, fare tante tante volte con lui l'operazione che rende quella frase una procedura depositata nella sua mente. Cosa sto cercando di dirvi? Che costruire reti neuronali che supportano le funzioni che servono ai nostri bambini per diventare grandi è un lavoro complesso, meraviglioso, che noi chiamiamo educazione e che necessita costantemente di un'integrazione di informazioni che muovono il corpo del bambino, la mente del bambino e che possono avvenire solo all'interno delle relazioni che il bambino vive con gli adulti che generano il progetto educativo per lui. Ora, in concreto, quello che ci dicono le ricerche è che più gli schermi stanno accesi nella vita dei bambini in età prescolare, più i bambini perdono competenze dal punto di vista organico. Lo sapete che i bambini, secondo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrebbero muoversi attivamente per almeno 180 minuti al giorno, 3 ore di attività fisica corporea che dovrebbero essere soprattutto ore di gioco attivo e non necessariamente interattivo prima dei 3 anni, interattivo invece a partire dai 3 anni. 3 ore al giorno in cui il bambino è costantemente coinvolto in un'attività di movimento, dalla passeggiata in cui viene tenuto per mano all'interazione con un pallone con cui gioca. Ora riflettete, molto di quel tempo che dovrebbe essere il tempo dell'attività fisica del bambino Allaccia la scarpa. viene completamente cannibalizzato dal tempo dello schermo. Lo schermo, proprio per sua natura, ha la capacità di fermare il movimento del bambino. La ricerca ci dice che quando c'è uno schermo acceso
nei luoghi in cui si trovano bambini, in particolare bambini tra gli 0 e i 6 anni, quello che noi otteniamo è che il bambino si ferma, guarda lo schermo, quindi deve rimanere in uno stato di immobilità, guardando lo schermo viene proprio direzionato la sua modalità visiva e quindi perde completamente la visione di tutto quello che sta nel mondo al di fuori dello schermo e tra le altre cose anche dal punto di vista multisensoriali, solo due sensi vengono stimolati, che sono il senso della vista e il senso dell'udito. Ora, riflettete in concreto anche su quante volte, adesso io ho fatto una piccola collezione di oggetti che sono disponibili sul mercato e che comportano la visione dello schermo da parte del bambino in età prescolare. Noi abbiamo porta tablet e porta smartphone da passeggino. Noi abbiamo porta tablet che tu puoi incastrare sul carrello dell'ipermercato in modo che ci metti sopra il bambino. Il bambino sta seduto dentro al carrello davanti. Gli metti il tablet e tu puoi tranquillamente andare a fare la spesa. Noi abbiamo schermi che sono direttamente incorporati nella poltrona dell'automobile, proprio di fronte alla posizione in cui voi mettete il seggiolino del bambino o seduto, sì, seduto il bambino che perciò durante il viaggio in automobile passerà il tempo a guardare il programma che gli viene proposto dallo schermo televisivo. Noi abbiamo porta schermo da seggiolone che serve a far mangiare il bambino guardando un programma televisivo. Noi abbiamo addirittura, questa non l'avevo mai visto, il vaso da notte col porta schermo incorporato, per cui puoi sistemare il bambino sul vaso da notte per fare la cacca. E nel frattempo lui può guardarsi il suo programma TV. Allora, è chiaro che se esiste tutta questa offerta di portaschermi, perché non c'è il portapallone, non c'è il portalibro, c'è il portaschermo, vorrà dire che lo schermo in tutte queste attività ha una capacità di agganciamento, di una parte del cervello del bambino, che funziona proprio come una calamita col suo magnete. Quindi, se non è il libro, ma è lo schermo che mettiamo lì, e lo schermo improvvisamente produce quell'effetto che invece non è prodotto dal libro, quello che scopriamo è che il potere che lo schermo ha sulla mente del mio bambino è infinitamente superiore a quello di qualsiasi altro oggetto. Allo stesso tempo però dovrei anche riflettere che in effetti se io do una palla in mano al bambino, a lui piace tantissimo anche la palla, non ne rimane così, però che cosa succede? Che la palla, per stare in relazione con la palla, lo porta a muovere, a correre, a muoversi, a correre, a giocare e impone all'adulto di spostarsi dal copione in cui lui può fare tutto quello che vuole, al copione in cui diventa obbligatorio stare in relazione con quello che fa il bambino. Allora, quello che noi scopriamo è che lo schermo in realtà fa una funzione fantastica, che è quello di pacificatore, tranquillizzatore, calmificatore, chiamatelo come volete, del bambino, cioè ce lo tiene lì, fermo, tranquillo, immobile, connesso con qualcosa che sta avvenendo dentro lo schermo e bloccano tutte quelle cose che invece richiederebbero un coinvolgimento attivo da parte dell'adulto perché il bambino da solo, dentro a quelle attività, potrebbe non avere ancora tutte le funzioni autoregolative. Qua certamente noi tocchiamo con mano la sfida enorme per noi adulti. Siamo disponibili a rinunciare a un'esperienza che automaticamente, no, ci presenta un bambino proprio nella versione bambolotto, e che può essere molto molto utile in alcuni passaggi della giornata, sia chiaro.
che quello che vi sto dicendo è che 30 minuti, attenzione, meglio dopo i 2 anni, 2 anni e mezzo, 30 minuti al giorno in cui si guarda il suo cartone preferito, di sicuro non fanno alcun male ai bambini. Ma 3 ore al giorno di cartoni animati, oppure mangiare sempre avendo davanti a sé uno schermo, stare in un ristorante, rimanendo lì incollato al proprio tablet, è chiaro che questo fa molto comodo a noi adulti, no? Che velocizziamo tantissime operazioni, per esempio quella della colazione del mattino, che possiamo goderci un'intera serata, no? Belli tranquilli dentro al ristorante o alla pizzeria, ma il tema è questo: che cosa sta succedendo nel mondo interno del mio bambino? E qua dobbiamo riprendere la dimensione legata alle competenze emotive. Quello che qua provo a darvi un esempio, avevo scritto un post su Facebook che ha generato un dibattito enorme tra genitori, ha veramente avuto una diffusione virale, ma era una situazione con cui mi sono confrontato tornando un giorno in era pre-Covid a casa dal lavoro a Milano. Ero salito sulla metropolitana, era un 5:30, 6 di un tardo pomeriggio invernale, e sale sulla metropolitana un nucleo familiare, una mamma, un papà e un bambino in passeggino, avrà avuto 2 anni e mezzo, 3. Era un giorno d'inverno, il bambino era tutto imbacuccato dentro alla sua giacca vento. La mamma stava facendo una telefonata certamente impegnativa, era veramente molto concitata, e il papà stava leggendo uno di quei giornaletti che regalano fuori dalla metropolitana. Il bambino, interessante notare cosa succede al bambino in quell'esperienza. Il bambino entra nella nuova esperienza, cioè il vagone della metropolitana, e la prima cosa che fa, utilizza la sua intelligenza sensomotoria. Ora, dal punto di vista motorio non può fare niente perché è lì legato dentro al passeggino. Dal punto di vista invece del senso può fare un po' di cose, no? Quindi per un primo tempo iniziale il bambino si intrattiene da solo dentro al nuovo ambiente. Si guarda in giro, guarda un po' le persone, qualcuno magari lo saluta, ma è chiaramente, no, che ognuno va dentro alle sue vite. Intanto il bambino è dentro anche alla sua giacca imbottita, la metropolitana è affollata e il bambino comincia a sperimentare un senso di fastidio. Avendo 2 anni, 2 anni e mezzo, non riesce a raccontare a parole tutto quello che gli sta generando frustrazione, e funziona tra l'altro ancora tantissimo col meccanismo del principio del piacere, cioè ha tantissima voglia di essere sempre al centro dell'attenzione, di fare cose belle, e non gli piace per niente tollerare la frustrazione. Non è ancora in grado, non ha ancora tutte quelle competenze autoregolative. Quindi a un certo punto di sicuro si sta annoiando, perché se ha 2 anni e mezzo a lui stare fermo, immobile dentro un passeggino non piace tanto. Di sicuro si sente un po' disperso, perché la mamma è dentro alla telefonata, il papà è dentro al giornale e tutti gli altri sulla metropolitana, dopo che gli hanno fatto ciao, sono dentro alle loro cose. Di sicuro comincia a sentire un bel po' di caldo. La metropolitana è affollata, lui è lì fermo, il cappotto gli serve per stare al caldo fuori, ma lì dentro siamo tutti parecchio accaldati. E quindi ecco che il bambino comincia a segnalare. E quindi cominciamo a sentire una versione, no? Dove il bambino racconta il suo disagio, prima lo racconta piano, poi lo racconta sempre un po' più forte, poi lo racconta ancora più forte, e improvvisamente il bambino scoppia a piangere. Fondamentalmente sta chiedendo agli adulti di riferimento di togliergli la frustrazione che lui da solo non è in grado di togliersi in quelle condizioni. Una frustrazione che deriva dal caldo, che deriva da tante cose. La mamma, che sta continuando la telefonata, si accorge che il papà sta continuando a leggere, lei non può smettere la telefonata, quindi sgomita sul papà e gli fa segno, no, al bambino.
Il papà, in tempo velocissimo, tira fuori dalla tasca il suo cellulare, fa due o tre operazioni e gli dà in mano al bambino il cellulare. E lì noi tocchiamo con mano che abbiamo trovato una bacchetta magica meravigliosa, perché in tempo rapidissimo quello che succede al bambino è che quella roba lì effettivamente sembra togliergli tutta la frustrazione che stava sperimentando, cioè come se quella cosa che infastidiva il bambino venisse deviata dentro allo schermo e il bambino in realtà si intrattiene con tutto quello che succede lì dentro. Noi potremmo dire questa è una soluzione fantastica, no? Noi possiamo tranquillizzare, placare il bambino perché quella roba lì è una risposta più che adeguata. In realtà, ahimè, la risposta è più che inadeguata, perché se voi entrate nella mente del bambino, quello che succede alla mente del bambino è che tutte le cose che vi ho detto prima, è solo, non si può muovere a caldo, non è che si spengono. Rimangono lì completamente attive. Non è cambiato niente in termini di disagio che percepiva il bambino. Però è arrivato uno stimolo che, guarda caso, è iperstimolante e si connette con una parte della mente del bambino che gli permette, di entrare in un territorio dove il bambino, pur avendo quel disagio lì, gli sembra di non sentirlo più. Ed entra nella zona di un'iperstimolazione che permette al bambino di stare in una apparente regolazione emotiva, che però è sintonizzato su un'offerta di stimolo che è iperstimolante, che è iperattivante. Noi non stiamo portando il cervello del bambino in una zona di tranquillità, in una zona di quiete. Noi stiamo in realtà portando il cervello del bambino in una zona di iperattivazione, dove riceve stimoli intensi che lo tengono agganciato senza placare niente del disagio che aveva generato lo stato di sregolazione del bambino. Quello che succederà è che il cervello perciò si setta su una zona apparentemente regolata, che è tenuta però agganciata da un iperstimolo che gli fornisce ciò che nella vita reale nessuno di noi può fornire al bambino. E quello che capiterà al bambino nelle esperienze di sregolazione successiva è che se il ciclo si riproduce automaticamente, ogni volta che io ti produco il mio disagio, tu mi dai uno stimolo iperstimolante con cui mi plachi, ma in realtà mi stai iperattivando, è che in realtà quello che impara il bambino è uno, nelle relazioni io non risolvo i miei disagi e i miei stati di sregolazione emotiva, cioè non sarà più la mamma o il papà che mi prendono in braccio, che mi dicono questo bambino quanto è caldo, questo bambino quanto è annoiato, certo che su questa metropolitana si sta proprio stretti. Guardate il lavoro delle parole che costruisce il senso di quello che stai provando. E che mentre ti stanno dando il senso di quello che stai provando, ti contengono all'interno di una relazione e rendono la relazione un mediatore adeguato per attraversare uno stato di fatica e di disagio emotivo e per venirne fuori con la forza della relazione. Quello che invece sta imparando il bambino è che la relazione non supporta l'attraversamento del disagio. E che lo stato di sregolazione emotiva non verrà mai conquistato, perciò dal di dentro, ma sempre dal di fuori attraverso qualcosa che ti stimola di più, che urla più forte del disagio che stai provando e che quindi va a coprire un rumore di fondo che rimane lì, rumoroso, ma che tu non senti più perché ti abituo a sentire qualcosa di più forte. Ecco, qua dentro noi abbiamo, lasciatemi dire, no, nella prospettiva di uno che fa il medico e lo psicoterapeuta, un po' gli alfabeti di base che ci raccontano alcuni aspetti, poi delle fatiche dei bambini che passano tantissimo tempo davanti a uno schermo, cioè progressivamente vengono deprivati della competenza
Da una parte relazionale, cioè a che cosa mi serve una relazione se gli stimoli, no, più interessanti, più coinvolgenti, più attraenti, più agganciati, io li trovo dentro agli oggetti e non dentro alle relazioni. E guardate che questo significa generare un po' l'attitudine proprio alla dipendenza. Noi entriamo in una dipendenza ogni volta che, sentendo un bisogno primario, non riusciamo a soddisfarlo all'interno delle relazioni che sono a fianco a noi, noi cioè non cerchiamo il nostro senso di calma, di appagamento, di tranquillità e di felicità nella relazione con l'altro, ma noi cerchiamo tutte queste dimensioni nella relazione o con una sostanza, che mi dà in modo psicotropo quella sensazione di piacevolezza. O nella relazione con un comportamento che entra dentro di me e attiva, entra proprio, no, dentro agli stessi circuiti dopaminergici che vengono stimolati dentro alla felicità relazionale e me li attivano anche al di fuori di una situazione relazionale. Però quel comportamento andrà poi ad attivare, no, in modo sregolato tutti quei circuiti che normalmente stanno dentro alle relazioni e io dovrò entrare sempre di più dentro a quei comportamenti per sentire che so produrmi una sensazione di benessere. Questa cosa qua noi genitori ce l'abbiamo molto evidente quando i bambini usano tanto gli schermi. Più li usano, più quando voi provate a toglierglieli di mano e a dire ok, adesso basta, più voi vedrete reazioni arrabbiate e violente, no? Che quasi vi spaventano perché è come se loro vi stessero comunicando che tu mi togli dalle mani non qualcosa che mi fa soffrire, ma qualcosa che se non ce l'ho io sto male, sto proprio fisicamente male. Il fatto che si accorgono, no? Alcuni genitori i cui figli in età successive poi giocano tantissimo ai videogiochi. E a volte alla scuola primaria ha molto senso anche proprio fare un detox, cioè dire adesso via tutto. Non so se io ho scoperto, no, un bambino di 10 anni che alle 3 di notte, di nascosto da tutti, si svegliava per giocare in media 90 minuti a Fortnite. È chiaro, no, che qua dentro abbiamo tutto il tema della dipendenza. Ed è chiaro che nel momento in cui gli tiriamo via questa roba qua, noi vedremo proprio la crisi di astinenza, cioè un'irritabilità, una rabbia, un'incapacità a tenersi, a contenersi o a regolarsi, che di solito è proprio la prima fase, che è una fase di disintossicazione, dove poi piano piano il cervello rientra dentro al suo copione normofunzionante. E quindi è come se noi improvvisamente vedessimo che si rigenera un equilibrio corpo-mente, perché è come se noi ridessimo poi in funzione un po' alla salute del bambino la capacità di triangolare bene sulle 3 dimensioni che sono corpo, mente e relazioni. Quindi in generale, vedo che siamo arrivati alle 7, non so poi se sono stato chiaro o no, ma abbiamo poi tutto il tempo per farci domande e risposte. In generale io vi direi questo. Quando noi cresciamo bambini che sono in età prescolare, è chiaro che loro non scelgono gli schermi, esattamente come un bambino che non ha mai bevuto la Coca-Cola, non sceglie la Coca-Cola come bevanda di elezione. Certo, nel momento in cui la scopre, chiederà e verificherà con l'ambiente in cui si muove se quella roba che è dolcissima e buonissima può diventare ciò con cui lui soddisfa il suo bisogno di sete. Quindi è chiaro, no, che un genitore deve avere dentro di sé un pensiero che non è un pensiero forte, è un pensiero adulto. È solo il genitore che fondamentalmente, lavorando sulla consapevolezza che un bambino tra i 2 e i 4 anni si muove tantissimo nella logica del provare a mantenere il principio del piacere,
è fisiologicamente ancora non pronto a tollerare la frustrazione e deve essere allenato a imparare a farlo. Non è ancora in grado di gestire la propria autoregolazione emotiva, quindi tutte le volte che vede frustrato il principio del piacere avrà delle reazioni, no? Non ci fa l'applauso, non ci dice: mamma, sei meravigliosa perché mi metti le regole, mi metti i limiti e mi metti i confini nella vita. Non succede mai, cioè esploderà, sarà un bambino esplosivo che non riesce a gestire la propria rabbia e che in quel momento lì ci sta proprio dicendo: guarda che qua, mamma e papà, c'è lavoro per voi. Cioè io esplodo come un vulcano quando sono arrabbiato, perché è quello che facevo quando sono nato, no? Appena sentivo una roba che mi dava fastidio, piangevo come un matto. Tu dovevi correre e cercare tu la risposta al mio bisogno. Ecco, ora che sono diventato più grande, io entro in una frustrazione ed esplodo a piangere come un matto. In più ho proprio il potere del mio no, dei miei terrible twos. Provo a dirti, mamma e papà, che qua comando io. Io sono il genitore e tu sei il figlio e fai quello che ti dico io. È chiaro, no? Che quello me lo dico anche da genitore di quattro figli. Ci sono due fasi molto impegnative nella vita di noi genitori. Vabbè, il primo tempo è fisicamente molto impegnativo, soprattutto col primo figlio. I figli sono sconosciuti, no? Nascono loro e ci fanno nascere i genitori. Poi c'è un tempo che è veramente molto impegnativo e che secondo me ci allena tantissimo poi essere buoni genitori anche nell'età dello tsunami, che è la preadolescenza. E quel tempo lì è proprio i 2-4 anni. Tra l'altro è un tempo incredibile, dove noi mettiamo davvero un po' le basi di tutta la competenza relazionale che gestiremo nella vita del nostro figlio. Cioè, noi potremo davvero dargli la dimensione di quel senso di protezione e sicurezza che gli permette di essere un magnifico esploratore della vita, quanta più chiarezza avremo messo dentro di noi di qual è il ruolo di noi adulti dentro al tiro alla fune che il potere del no del nostro bambino mette per la prima volta dentro la nostra vita di genitori. E quindi fondamentalmente l'invito che mi viene da fare è che quando ci sembra un gigante, no, nel ribadire i suoi bisogni, le sue richieste, nell'affermare il suo no, noi dobbiamo avere una vista che è molto dall'alto, cioè guardare che in realtà è un bambino piccolo, che usa le uniche competenze che ha, che spesso sono competenze esplosive, proprio perché ancora non ha imparato a regolarle e che di conseguenza necessita tantissimo di molta autorevolezza affettiva da parte dell'adulto. Ahimè, bisogna essere molto zen con i bambini in questa fase, avere dentro una sorta di baricentro emotivo in cui noi sappiamo chi siamo, cosa facciamo e che cosa serve al nostro bambino. E se siete d'accordo, userei proprio gli ultimi 5 minuti per provare a dirvi, a leggervi una storia, che funziona tanto con i bambini e che parte proprio dall'esperienza della metropolitana che vi ho appena raccontato. Ho provato proprio a trasformarla in una narrazione. E attenzione, le narrazioni, ecco, se dovessimo darvi un altro pezzetto, hanno preso i cervelli, non è che li hanno tirati via dalla testa, ma hanno studiato col neuroimaging i cervelli dei bambini che passano 2 ore al giorno davanti allo schermo, e i cervelli dei bambini sotto i 6 anni, e i cervelli dei bambini che passano invece molto meno tempo davanti allo schermo e che tutti i giorni partecipavano in un progetto di lettura condivisa con l'adulto, quindi un progetto tipo Nati per leggere. Dopo i 6 anni, prima, scusate, tra i 5 e 6 anni con il neuroimaging sono entrati nei loro cervelli e hanno visto se c'erano differenze. E la cosa incredibile è uno studio pubblicato su JAMA, una delle riviste più autorevoli al mondo in campo scientifico, hanno visto che i bambini che passavano almeno 2 ore davanti allo schermo avevano
tutta la loro materia bianca. La materia bianca sono le fibre nervose che connettono neuroni di aree diverse del loro cervello, no? I ponti di comunicazione, di trasmissione degli stimoli tra zone neuronali diverse della nostra corteccia cerebrale. Ecco, hanno visto che l'organizzazione delle fibre di connessione tra neuroni, la materia bianca, era un gomitolo tutto ingarbugliato nei loro cervelli, mentre hanno guardato cosa c'era nel cervello dei bambini che partecipavano alla narrazione condivisa. Quindi niente schermo, ma lettura di un libro, sfogliando le pagine, fermandosi, stando dentro all'interazione che il bambino, no? Quella personalizzazione con cui il bambino guarda la figura, ripete la parola, ti dice rileggi qua. E hanno scoperto invece che guardando le fibre, le reti neuronali di connessione, dei neuroni, soprattutto quelli delle aree deputate alle competenze che poi sono importantissime per le funzioni di letto-scrittura, per imparare a leggere e scrivere. Ecco, lì dentro non c'era un gomitolo ingarbugliato, ma c'era proprio una struttura molto come se fossero autostrade, no? Provate a immaginare, dentro al nostro cervello gli stimoli si devono muovere da un'area, da un neurone all'altro. Possono nel cervello del bambino che partecipa alla lettura condivisa, quello stimolo viaggia su un'autostrada, quindi va veloce, tranquillo, regolare. Nel cervello del bambino che ha visto tanta TV, non è che lo stimolo non si trasmette e non arrivi dall'altra parte, però per arrivarci fa un sacco di uscite, deviazioni, prende delle strade tutte tortuose e poi arriva in fondo. Quindi fa molta più fatica ad arrivarci e ci mette molto più tempo. Ora vi leggo questa storia e poi io mi fermo. Se viaggio sulla metro tra tanta confusione, seduta in passeggino imbacuccata nel giaccone, mi prende un gran nervoso, la noia mi tormenta. Allora piango e urlo e la gente si spaventa. Papà mi dice basta, la mamma è imbarazzata. Ma io strillo più forte, la gente è un po' scocciata. La mia bimba è molto stanca, deve fare un pisolino, si giustifica papà con chi gli sta vicino. Ma io non smetto affatto e come Tarzan grido, mi vogliono tutti zitta e invece io li sfido. Allora il babbo svelto, per tenermi un po' tranquilla, mi dà il suo smartphone acceso con lo schermo che scintilla. C'è un mondo in quel telefono di luci e di colori, veloce e affollato di giochi, facce e fiori, zampilli di fontane, paesaggi, dischi volanti, attori, ballerini, calciatori e anche cantanti. Io mi distraggo, certo, guardando questi e quelli, è come al Luna Park sulla giostra dei cavalli. Mi gira tutto intorno e gira tutto il mondo, o è solo l'impressione e sono io che giro in tondo? Adesso sono calma, nello schermo sono tuffata, non strillo e non parlo, sono ferma e imbambolata. Ma mamma all'improvviso rimprovera papà, se vuoi tranquillizzarla, questo proprio non si fa. Così mi prende in braccio, mi fa due coccolini, sbottona un po' la giacca e poi sul collo fa i grattini. Che bello quel suo tocco, è come se un granchietto camminasse sul nasino, poi sul mento e poi sul petto. Poi mamma mi solleva e mi dice: Guarda là, sul cartello hanno disegnato due leoni e un maragià. Mi mostra su una mappa che ormai è breve il viaggio e sorridendo dice: Resisti, su, coraggio! Mi dà un altro bacino, mette in borsa il mio orsacchiotto, che là dentro, son sicura, si mangerà un biscotto. Ora sì, siamo arrivati. E si esce fuori in fretta. Una breve passeggiata e ecco là la mia casetta. Entriamo e io vorrei guardare subito un cartone, ma il babbo dice: Aspetta, per te c'è un sorpresone. Poi sfoglia un libro gigante, c'è la tigre, c'è il leone, ci sono farfalle, lepri e api e un calabrone. Imitiamo tutti i versi. Gli animali sono milioni, ruggiti, cinguettii. Che strani questi suoni. Il
Neanche me ne accorgo ed è già l'ora di cena. Mi accendi la TV mentre ho la bocca piena? Ma no, tesoro bello, a tavola sta spenta, lo schermo resta buio e la famiglia è più contenta. Papà fa mille facce e racconta barzellette. La mamma sbuffa e dice: Amore mio, me le hai già dette. Adesso è giunta l'ora della nanna nel lettino. Ma mamma, vorrei fare una partita col giochino. Invece del giochino, ti canto una canzone che racconta di una tigre che va in televisione perché balla il rock and roll sulle punte e col tutù. Più lei fa piroette, più ti addormenti tu. Mio tesoro. Fai bei sogni, che domani al tuo risveglio la tua vita si riaccende e ti offrirà il suo meglio. Io mi fermo qui. Grazie, è stato molto interessante, anche la lettura è stata molto interessante. Chiedo a tutti di, se volete fare delle domande, di scrivermi nelle chat. Se mi vedo tutti i video spenti, quindi penso che l'alzata di mano non ce ne sia, quindi mi scrivete sulle chat. E in attesa di questo volevo fare alcune considerazioni. Perché anche dalla lettura di questo racconto, di questa favola, in effetti creare sempre l'alternativa piuttosto che mettere davanti un video, davanti un cellulare, cosa che si vede molto spesso. Io li ho visti, i porta video dentro le macchine, li ho viste. Però effettivamente le persone, i genitori, io penso che a volte scelgono la strada più corta, cioè scelgono la strada di prendere lo schermo perché arrivano, secondo me, il senso della frustrazione che dei bambini che non sanno gestire così a volte, io penso che sia anche dell'adulto. Cioè, i problemi a volte ce l'hanno anche gli adulti. Questa è la mia riflessione. Quindi sì, penso che la fatica sia molto dell'adulto. Ultimamente io vedo questi genitori degli adulti molto affaticati, molto sofferenti. La pandemia ci ha dato il colpo di grazia e avere i figli a casa ha reso tutto molto, molto difficile. Però penso sia anche importante però avere una certa consapevolezza, cioè nel senso che nessuno punta, nessuno giudica, nessuno dice ah ok, però avere una certa consapevolezza che a ogni azione c'è una certa reazione, perché effettivamente è verissimo che poi te li ritrovi un 9, 10, 11, 12 anni, che se gli tiri via il cellulare, glielo sequestri, ti fanno delle malattie che sembra che tu abbia fatto chissà quale cosa. Insomma, questo era il rimando che volevo dire io, però insomma, nello stesso tempo vuole dire che non è, cioè a tutti capita di mettere il bambino davanti allo schermo perché è un momento di pausa, perché a volte non hai voglia di fare le cose perché hai la testa dall'altra parte. Io penso che sia un discorso di complessità, di relazioni complessive della famiglia, dove a volte ci sta che non ce la fai, non hai energie, però sai che devi recuperare anche da un'altra parte. So, questa è una riflessione che mi veniva così a caldo. C'è una Sì. domanda? C'è una domanda? Dunque, che chiede una mamma? Chiede veramente molto interessante, grazie. Chiedevo come si fa ad aiutare a gestire la frustrazione nei bambini di 5 anni. Ma credo che l'aspetto è intanto cercare sempre di prevederla, nel senso che la cosa che mi serve tanto è che se io so che la visita all'ipermercato, no, è inevitabile, la dobbiamo fare, e che il mio bambino chiaramente lì in quella condizione è molto affaticato, io devo inventarmi con lui una situazione che probabilmente mi fa allungare un po' il tempo della spesa, ma che a 5 anni, per esempio, lo fa diventare il mio aiutante della spesa. È una cosa molto diversa, no? Che mettere un bambino. È chiaro che non possiamo avere tutto, cioè non possiamo avere la spesa perfetta nel tempo ultra rapido, col bambino che rimane bello tranquillo dentro al carrello e non chiede niente, non dice niente, non vuole niente. Diciamo che devo mettere in conto che non tutto arriva così. Allora, se una volta ogni 3 mesi questa è l'unica cosa che posso fare, non c'è problema. Quella sarà proprio l'eccezione che conferma la regola. Ma non deve essere la regola, che poi trasforma invece tutto quello che dovrebbe avvenire in eccezione. Secondo me, proprio anche il commento, no? Il primo commento
che abbiamo sentito è sacrosanto. Io come genitore di quattro figli, ecco, i miei tempi c'erano Winnie Pooh, Timpa, ma so quanto ci hanno aiutato in alcuni passaggi della nostra vita, in alcune giornate dove non potevamo, e come se ci hanno aiutato. Ecco, ma e non può essere però che quella è la, cioè che tutta la giornata diventa gestita in quel modo lì. Dico anche che se per esempio siamo molto stanchi e lo schermo è proprio quel pacificatore inevitabile, allora ci sediamo di fianco al nostro bambino, per esempio, cioè ci stiamo dentro se lo possiamo fare, chiaramente. C'è già solo trasformare l'esperienza del bambino da solo dentro lo schermo in un'esperienza di covisione e di condivisione, se mi serve a tamponare la mia stanchezza, no? E quindi posso davvero stargli seduto di fianco e rendere, per esempio, quella visione una visione che è condivisa, accompagnata. Credo altri piccoli aspetti che sono molto rilevanti è che chiaramente gli piace il cartone, avremo il momento del cartone, eccetera, eccetera. Penso che però una riflessione che dobbiamo fare è questa: ci sono dei momenti della giornata in cui noi diamo per scontato che lo schermo sia sempre acceso nella nostra vita familiare, quando invece questa, per definizione, è la cosa che non deve avvenire, perché non fa bene a nessuno, non solo al bambino. Ecco, se io dovessi dirvi una cosa fondamentale, decidiamo che i pasti sono liberi dalla presenza dello schermo acceso. È il miglior investimento che potete fare proprio sulla salute emotiva e relazionale del vostro nucleo familiare. Un tempo erano i papà che obbligavano a tenere lo schermo acceso perché era l'unico momento in cui loro vedevano il telegiornale. Adesso abbiamo il grandissimo vantaggio che ci sono telegiornali dappertutto e reperibili in ogni minuto nell'online. Tra l'altro, il telegiornale di tutti i programmi è il peggior programma che possiamo mettere nella vita di un bambino. E tra l'altro il tempo dei pasti è veramente il tempo in cui noi costruiamo lo stile della famiglia. Quindi mi viene veramente da dire che, e lo so per esperienza personale, che i bambini sono incredibilmente sfidanti al momento del pasto. Quando sono piccoli è molto impegnativo stare a tavola insieme. Però generare proprio un'abitudine, guardate, nell'imparare a stare a tavola insieme, nello stare in una posizione conviviale che è molto attenta anche ai bisogni del bambino, quello che scoprirete è che il bambino impara il piacere della relazione in famiglia, impara il piacere della tavola e tra l'altro dentro a questa esperienza si allena anche a tollerare la frustrazione in modo sano, cioè in un modo relazionale. Saremo noi, no, che all'inizio dovremo fare tanto e tanto lavoro per tenere quel momento, quello spazio di relazione familiare protetto, ma io vi assicuro che questo investimento vi torna indietro. Ce lo dicono tantissime ricerche, la famiglia che riesce a costruire lo stile dello stare con gli altri al momento del pasto. In tutte le ricerche in cui vengono studiati i comportamenti a rischio, poi in età preadolescenziale e adolescenziale, è una famiglia che rivela di avere molti più fattori di protezione in termini di esperienza di crescita. E spesso il fattore di protezione è proprio legato al fatto che è una famiglia che ha imparato a tenere acceso il dialogo, il parlare insieme. Non trascurate il fatto che uno schermo acceso cosa blocca? La quantità di sguardi che ci scambiamo, perché gli sguardi vanno tutti sullo schermo, la quantità di parole che diciamo e di rimando, la quantità di parole che ascoltiamo, quindi le capacità di dialogo e di ascolto. E la terza cosa è che blocca proprio il linguaggio corporeo. Il modo, la postura, la vicinanza, la prossimità, le coccole, e questi tre linguaggi, sguardo, parole,
contatto corporeo sono il cemento delle competenze emotive di un bambino. Più le ha a disposizione, più quel bambino acquisirà e ci mostrerà che ha competenze emotive ed autoregolative. Allora, un partecipante dice, un altro ha detto, mi ricordo che con mia grande sorpresa è stato detto sempre da un professionista che un'ora al giorno di televisione e non oltre era più proficua rispetto a chi ci sta 3 ore al giorno e di chi invece non ci sta mai, è vero? Ma allora, di sicuro è più proficua di chi ci sta 3 ore. Poi, rispetto a chi non ci sta mai, direi cosa succede in quell'ora in cui non ci sta. Perché se succede che la famiglia è stressatissima, frustratissima e le mamme e papà gridano perché hanno bisogno di un'ora di spina da staccare, allora ha assolutamente ragione il collega. Se invece è che in quell'ora, no, ci sono, allora premesso che noi dobbiamo anche stare attenti alle indicazioni che ci danno i pediatri. I pediatri ci dicono che sotto i 2 anni lo schermo in realtà non è mai di aiuto. Sarà qualsiasi cosa lo vogliamo far diventare, ma lo schermo sotto i 2 anni non è mai un fattore di protezione. Sopra i 2 anni, benissimo, l'ora al giorno. Ecco, è chiaro che se però un bambino sta facendo, cioè sta per esempio, no? E dentro a una giornata di sole meravigliosa ed è sulla spiaggia che gioca con la sabbia, si butta nell'acqua e fa avanti e indietro dalla sdraietta del suo papà e della sua mamma arriva al bagnasciuga e poi torna indietro e c'è, ecco, è imparagonabile quell'ora di schermo con quell'ora di spiaggia in più. Io non direi mai, guarda, adesso ti porto in albergo a fare un'ora di TV perché ti fa meglio di un'ora di stare sulla spiaggia, ecco, tutto qua. Ok, grazie. Poi un'altra domanda è se ci può parlare della relazione del bambino con i genitori spesso attaccati al cellulare. Beh, io direi che questa è proprio una domanda che ci riguarda tutti, eh? E non solo per i bambini 0-6, cioè per tutta la nostra vita familiare, quello che fa il nostro sguardo dentro allo sguardo di nostro figlio, ecco, ha un potere che è insostituibile da qualsiasi cosa. Noi, come genitori, mi sento proprio anche di ribadirlo rispetto alle funzioni regolative, educative, di contenimento. E lo vedete anche con gli insegnanti dei vostri bambini. Le cose, le tre, proprio alla luce di quello che abbiamo appena detto prima, cosa uno schermo tira via, che sono gli sguardi, le parole e la prossimità e la postura e il contatto corporeo. Chi è un buon educatore è quello che parlando con un tono di voce molto regolato guarda un bambino negli occhi e gli dice: io ti sto guardando. E il bambino, appena sente che c'è lo sguardo di quell'adulto su di lui, per esempio, se è in una zona sregolata, trova nel potere dello sguardo un forte attivatore di regolazione. L'adulto che vuole regolare bene un bambino, invece di dargli uno schiaffone, gli va vicino. Si mette in ginocchio, lo guarda nell'occhio e lo tiene, lo stringe qua un po' sulla spalla, gli dà proprio la dimensione anche del contenimento fisico, facendoglielo sentire e guardandolo negli occhi, gli parla con voce bassa. È quello che scopriremo. È che chiaramente se il bambino non è entrato nell'ultima zona della sregolazione, quella dove non lo tiene più nessuno, quindi in quel caso lì bisognerà aspettare che la curva dell'emozione scende, ma quello è proprio la modalità con cui io più di ogni altra cosa riesco a entrare proprio in contatto, in sintonia con il mio bambino. Quindi quello che ci dicono le ricerche è che i bambini che cercano lo sguardo dell'adulto e non lo trovano perché l'adulto è dentro allo schermo, non, semplicemente non è che perdono il momento di contatto, ma giorno dopo giorno imparano
che quello che c'è nello schermo è più importante di quello che c'è nello sguardo che si attiva all'interno della relazione. E proprio lo dico anche come genitore che ha fatto milioni di errori, mi sento anche di dire che noi genitori dovremmo, per esempio, aiutare i nostri bambini nei momenti in cui loro hanno voglia di essere visti, i saggi di fine anno, le feste di compleanno, no? Che cosa succede in 30 bambini, 60 genitori, magari 90 nonni, tutti che stanno facendo il video con il loro cellulare? Allora, se voi guardate che cosa fanno i bambini, ai bambini quello che serve è girarsi verso gli adulti di riferimento e vedere che sono visti, guardare che sono guardati. È quello, no, il momento in cui il bambino fa così, noi gli facciamo così, si sorride. E quello è proprio il momento anche in cui l'esperienza relazionale entra profondamente nella nostra memoria emotiva. Allora, adesso mi dovete spiegare, intanto perché dello stesso fenomeno, dello stesso saggio, noi dobbiamo girare 60 video, tutti uguali, fondamentalmente. Chiediamo a una persona di fare un video che vale per tutti e godiamoci l'esperienza in cui i bambini vedono gli adulti con gli sguardi concentrati su di loro. Un altro piccolo aspetto è questo, che se un bambino ogni cosa che fa diventa un video, penserà di essere il protagonista di un grande film, e che tutto quello che fa è... Non ha un valore, no, dentro alla relazione intima con chi gli vuole bene, ma è qualcosa che diventa una narrazione che si trasforma in collettiva. Ecco, qua c'è un po' dentro la fragilità narcisistica, sia cioè il fatto che i bambini diventano fragili perché hanno sempre la percezione di essere protagonisti assoluti, quando invece nella vita è proprio importante sentire che sia un piccolo, che non è solo un io, ma che è un grande noi. Quindi mi verrebbe da dire questa cosa di fare tantissimi video, tantissime fotografie, ci allontana dal contatto, proprio dalla sintonizzazione emotiva con loro, perché se, guardando noi, vedono in realtà il nostro schermo, non ci stanno guardando. Stanno comprendendo che li stiamo riprendendo, che è un'altra cosa. E il secondo aspetto è che noi possiamo tranquillamente organizzarci, no? In una comunità dove c'è un evento in cui gli adulti guardano i bambini e incaricare che qualche adulto fa un video per tutti. E noi adulti ci godiamo quell'esperienza lì. Ultima cosa è che quando i bambini cercano lo sguardo dell'adulto e scoprono che l'adulto sta guardando nello schermo, oltre a perdere il momento di contatto, quello che scoprono è che nello schermo ci deve essere qualcosa di importantissimo, sei molto più importante di loro. E a quel punto anche loro cercheranno di avere sempre più spesso uno schermo davanti agli occhi, perché quello che c'è lì dentro è imperdibile. Allora, a proposito di questo, c'è un'altra domanda, dunque c'è scritto, mia figlia ama vedere le proprie foto e video sul mio cellulare, anche questo ha lo stesso effetto di un cartone alla TV? E in effetti c'è questa cosa di fare il cellulare e fotografia. E questa è un'altra domanda, ok. Ok, allora direi che se il tempo dello schermo ai bambini piace certamente guardare i pezzetti della loro vita dentro alle fotografie, dentro i video. La cosa che funziona di più, proprio in base anche a quello che abbiamo appena detto, della lettura condivisa e invece del guardare le cose dentro a uno schermo, è quella modalità, no, di touch, dove tu continui a schiacciare con un dito sullo schermo, apri mondi, ne cambi, porta poi a una grandissima, un po' frammentazione dell'esperienza, molto diversa da quella di stare dentro un libro, stare dentro un album di fotografie. Quindi mi verrebbe da dire, chiaramente di male non c'è niente, se quello è il tempo dello schermo e alla bambina piace fare quella cosa lì molto bene,
Quello che solitamente si constata è che una bambina entra dentro all'album delle fotografie e dentro i video e poi da quell'esperienza lì apre un milione di altre porte che lo spostano, che la spostano dalle sue fotografie a tante altre diverse esperienze che lo schermo propone. Mi verrebbe da rilanciare che se le piace così tanto, no? Tutto questo, una bellissima attività da fare con la bambina. E costruire un grande album delle sue fotografie, proprio fisico, cartaceo, dove c'è l'operazione di lo realizziamo insieme, e poi ce lo teniamo lì e alterniamo l'esplorazione delle nostre immagini dentro al cellulare con a volte invece dire no, no, ma ce lo guardiamo proprio nel nostro album, considerato che poi quell'album, se è l'album della nostra un po' delle nostre vite, delle nostre esperienze, possiamo anche renderlo bello, abbellirlo, farlo diventare proprio una sorta di piccolo laboratorio che ogni giorno possiamo rendere migliore. Allora, un'altra domanda. Dunque, ho scritto, ho tre figli, di cui uno è di 8 anni. Allora, alcuni dei suoi coetanei hanno già i tablet, i genitori hanno dato sia il tablet che il cellulare. Ovviamente mia figlia pensa che se gli altri ce li hanno, potrei averlo pure io. Come posso gestire questo conflitto? Poi, aspetta che guardo che c'è un'altra domanda, qua stiamo passando un'età un po' diversa. Buonasera, io ho un figlio di 12 anni che trascorre moltissimo tempo sul cellulare ed ogni volta per impedirglielo è una lotta. Ha qualche consiglio o suggerimento da darmi? Oppure sempre litigare o nasconderlo? Allora, direi questo per il fatto che a 8 anni i figli degli altri hanno già il tablet e mia figlia non ce l'ha, e quindi si entra in un conflitto, direi come si fa a gestire allo stesso modo per cui ci sono dei bambini che mangiano sempre a fast food e nostro figlio no. È chiaro che se gli dicessimo a lui dove vuoi mangiare oggi al fast food oppure a casa carote e zucchine, vorrebbe andare sempre al fast food. Come siamo capaci, no? Di tenere una cornice su alcuni comportamenti che noi sappiamo essere utili, importanti, protettivi per la loro salute e benessere, direi anche un'altra cosa che è proprio vero, no? Che spesso i figli degli altri hanno tante più di quelle cose, magari dei figli nostri, se noi abbiamo fatto alcune scelte. Io, per esempio, in casa nostra, i nostri figli hanno avuto in mano il loro primo smartphone personale alla fine della terza media e quindi so benissimo che cosa vuol dire. Quindi 4 figli che sono arrivati alla fine della terza media senza lo smartphone personale. Una buona notizia è che sono tutti vivi, non è morto neanche uno di loro quattro. Anzi, una è che ha 12 anni è ancora lì sulla rampa di lancio in attesa. Un'altra buona notizia è che sì, abbiamo fatto tanti tiri alla fune, ma non è che la nostra vita è stata devastata dal fatto che gli altri avevano qualcosa che a loro mancava, credo anche perché ogni volta che mi faceva vedere che cosa gli altri avevano che lei non aveva, io avevo una buona lista di cose che lei aveva visto, vissuto, viaggiato, fatto, inviti alla sua amica, al suo amico, pranzi, cene, weekend trascorsi insieme dove poteva invitarli a dormire e alla fine noi potevamo dire: guarda, ma noi abbiamo visto, no, che tu non hai il cellulare, ma c'è sempre qua un tuo amico o una tua amica che gioca spesso al pomeriggio con te, vuol dire che tu invece che guardarlo dentro lo schermo, lo guardi dal vivo e questa cosa magari ad altri non è possibile. Il concetto è che mi sento abbastanza sicuro come genitore che se dico dei no che aiutano a crescere è perché ho saputo dire anche tantissimi sì, che sono stati molto promotivi, molto piacevoli e molto gradevoli. Quindi i nostri figli imparano poi a tenere insieme i nostri no e i nostri sì. Quando diciamo ottimi sì, che a loro mettono molta gioia, ecco, non ci faranno l'applauso per i nostri no, che li rattristano un po', ma riusciranno ad accoglierli, ad accettarli. Diranno: sei un brutto papà, sei un papà preistorico, siamo la famiglia peggiore del mondo. Ma per esempio a casa nostra, dopo una grande scenata, che eravamo la famiglia peggiore del mondo, si è chiuso in camera, dopo un'ora ha aperto la porta, usciva fischiettando e ha detto: mammina, cosa c'è di merenda?
vuol dire che eravamo tornati una famiglia abbastanza adeguata e quindi vuol dire che alcune cose vengono dette per rabbia, non perché veramente siamo dei genitori terribili o dei genitori orribili. Invece il figlio di 12 anni che trascorre moltissimo tempo sul cellulare, ecco, invece di entrare a gamba tesa ogni volta, adesso te lo tolgo, adesso te lo metto, eccetera, qua serve davvero fare un regolamento di famiglia in modo molto serio, cioè bisogna mettere il papà, la mamma, il dodicenne intorno a un tavolo. Deve essere guardato da mamma e papà che lo guardano negli occhi e gli dicono: ma noi ci siamo accorti che in famiglia abbiamo un problema molto serio. Cioè ci siamo accorti che ogni giorno dobbiamo combattere per sostenere delle regole che forse in realtà non ti abbiamo mai insegnato, quindi tu non le sai e quindi ogni volta ti arrabbi perché sembra che quelle regole non ci siano mai state. Vuol dire che stasera dedichiamo un tempo significativo a costruire le nostre regole di famiglia. Tu proporrai le tue. Noi proporremo le nostre e cercheremo di capire qual è la zona in cui generiamo delle regole che sono accolte e accettate da tutti. A quel punto le firma il papà, le firma la mamma, le firmi tu. Le mettiamo sul frigo, se venite a casa nostra c'è un frigo pieno di contratti. Quando non abbiamo chiarezza su cosa sta succedendo, andiamo a rivedere se era stato definito in un certo modo. Se così è, sarà il figlio che ci dirà: in effetti, non è che devo fare la guerra a voi, ma devo imparare a rispettare un po' meglio la regola che avevamo stabilito insieme. Dunque, un'altra. Dunque, le chiedo se le Grazie, fiabole, favole non vengono lette dal genitore, ma ascoltate, non viste dietro uno schermo, ma semplicemente ascoltate, se comunque può andare bene. Le chiedo perché ho un ricordo meraviglioso di quando ascoltavo da piccole le fiabe sonore. assolutamente sì, anche se il top è sempre leggere una storia dentro una relazione e quello potrebbe essere l'imprinting della storia. Quando poi questa mamma ci racconta, no, proprio questa cosa, è chiaramente che ci sta raccontando che poi lei ha trovato un rituale meraviglioso che le permetteva di trascorrere tantissimo tempo facendo una cosa che era molto molto nutriente per la sua mente. Quindi certamente ascoltare una favola da una fonte sonora è un grandissimo ingaggio, tra l'altro per la mente e la fantasia del bambino. Deve veramente, no? Pensate rispetto alla TV, cioè per comprendere una storia narrata, le parole devono diventare immagini dentro la mente. Poi per essere una storia che mi ingaggia anche emotivamente, quelle parole che diventano immagini devono produrre un effetto emotivo. Quindi certamente sì, il primo consiglio è che il primo ascolto, i primi due ascolti siano dentro una relazione, quindi siano comunque sempre mediati dentro alla relazione con l'adulto. Fatto quello, il fatto che il bambino ha 10 CD, 10 storie diverse, si può scegliere la storia con cui anche che si sente durante un viaggio in automobile, per esempio. Guardate che cosa succede, una narrazione che gli arriva, intanto con lo sguardo guarda fuori, è un modo molto molto differente, no? Che generare una narrazione solo attraverso lo schermo. Poi in generale vi direi proprio questo, che niente è veramente problematico per la vita del bambino, fino a che non diventa l'unico modo con cui trascorre il suo tempo libero. Quindi, se il tema è che quello che facciamo costruisce reti neuronali dentro al nostro cervello, il segreto poi principale è variare il più possibile gli stimoli con cui il bambino si intrattiene nel tempo libero. Più esperienze fa, più reti neuronali traccerà nel suo cervello e più diventerà stimolo e nutrimento e non dipendenza e ciuccio elettronico. Le chiedevo, dottor Pellai, cosa succede nel mondo del bambino quando vive, per esempio, in più case, no? In caso di genitori che non vivono insieme. Quindi che cosa succede dove ci sono, semmai, una casa dove ci sono determinate abitudini, nell'altra invece altre, riguardo anche a questo rapporto con lo schermo.
Ma questa è una situazione ultra frequente che i genitori portano spesso come problematicità, poi o agli educatori del nido, della scuola dell'infanzia, o a chi o al pediatra o a chi fa il mio mestiere. Allora, i bambini stanno bene in un mondo in cui gli adulti generano una mente adulta comune. Quindi hanno la capacità di vedere le cose per come sono e di proporle al bambino in modo coerente con un modello adulto dove il bambino sa che l'adulto è l'adulto e quindi quello che gli propone, gli suggerisce, a volte gli impone, e non può non farlo perché gli adulti sanno come si sta al mondo, sanno tenere bene in mano il timone della zattera anche quando c'è la tempesta. Chiaramente, se un bambino non sa come si fa ad andare a Roma e una freccia gli dice vai a destra, una freccia gli dice vai a sinistra, continuerà a non saperlo mai per il resto della sua vita, per il semplice fatto che mancando una direzione comune, una mente adulta e comune, quello che gli entra dentro è il caos. A quel punto il bambino orienta la propria freccia nel qui ed ora, seguendo le regole del principio del piacere. Sarebbe meraviglioso, no? Che il bambino fa il tifo per quello che gli fa fare più fatica. Ahimè, non è così. Quindi quello che poi succede frequentemente nelle situazioni di separazione è che se gli adulti non fanno tanto lavoro di costruzione di una mente adulta comune, di un progetto dove alcune regole base sono ben condivise, il bambino chiaramente preferirà cotolette e patatine a carote e zucchine. E quindi dirà che a casa del papà o a casa della mamma sì che si sta bene, perché ci sono sempre cotolette e patatine. Quando sarà adulto, però, rimetterà tutto in prospettiva e darà i giusti significati a tutti. Quindi, se non riusciamo a trovare l'intesa dentro la coppia, il primo consiglio che vi do è chiedete a qualcuno che è super partes, chiedete a qualcuno che fa quella roba lì di mestiere, dà consigli educativi. I vostri educatori della scuola, il vostro pediatra, il centro famiglie, lo psicologo del consultorio di territorio, andate lì. Se avete un conflitto che non riuscite a risolverlo, invece di continuare a litigare tra voi, andate da uno di cui vi fidate, dite: non abbiamo le idee chiare, non abbiamo una mente adulta comune, ci affidiamo a lei. Ascoltate quello che ha da dirvi e poi quando tornate a casa, chi aveva sbagliato dice ok, allora avevi ragione tu, e lì finisce la storia, e da lì in poi si dà al bambino lo stesso messaggio. Fatto un'ultima domanda che vedo che la gente sta cominciando un po' a dare. Non so, ecco, nel suo pensiero, questi strumenti che vengono anche utilizzati a livello didattico nella cosiddetta scuola d'infanzia, dei 3-5 anni, che vedo che anche qui, insomma, c'è questo, c'è il pro, contro, ho letto varie cose, chiedevo qual è il suo pensiero. Ma il mio pensiero è che nelle mani di un educatore qualsiasi strumento è sacrosanto. Cioè, se io sono l'educatore, in questo momento ho capito che questa cosa migliora il mio progetto educativo, la introduco. Detto questo, i bambini hanno bisogno di terra, acqua, legno, toccare, girare, correre, cioè io mi porto a casa questa percezione. Se nella Silicon Valley, dove ci inventano tutti i device elettronici del mondo, la scuola proprio c'è l'epidemia di scuole Montessori e tutti quelli che ci mettono in mano i cellulari ai nostri figli a 5 anni, a 6 anni, a 7 anni. Fanno frequentare i loro figli, scuole Montessori che se ci fosse l'università gli fanno fare anche l'università. E fino ai 14 anni hanno la regola che i loro figli non devono avere il cellulare, ecco, qualche cosa vorrà dire. Dopodiché, qualsiasi meraviglia tecnologica che mi fa sentire ancora più capace in quel progetto educativo, usiamola, ma non può essere che l'educazione dei bambini affida al potere della tecnologia, perché è un potere povero per la mente del bambino. Allora, direi che siamo verso la conclusione.
Vedo in vari ringraziamenti che l'intervento è stato interessante, in effetti è stato molto interessante, mi è piaciuto molto. Io auguro a questo punto buonasera a tutti, che chiudiamo qui questa nostra iniziativa. L'abbiamo registrata, quindi poi la pubblicheremo. E anche con lei, dottor Pelai, poi ci metteremo in contatto per la liberatoria, si Sì, chiama, il modulo della liberatoria per la registrazione e per altre cose. La ringrazio tantissimo, è stato molto interessante. Ringrazio tutti della vostra presenza e buonasera a tutti. buonasera, buona cena, schermi spenti durante la cena. Esatto. Saluti. Grazie. Buonasera. Grazie, grazie Buonasera. davvero.